adesso appena noi andremo ad aprire, ma... Si chiama, ricordiamolo, il dente di elefante. No, come si chiama? La dentiera. Il dentifricio di elefante. Anzi, noi adesso andiamo ad aprire. Non abbiamo avuto dubbi, l'uomo per questa stanza poteva essere solo lui. Lui che riassume in sé perfettamente il concetto di equivalenza tra energia e massa, che è perfettamente termo ma anche dinamico, che si adatta alla legge di gravità e non risente del moto gravitazionale, che è il più aerodinamico. Come l'hai chiamato, scusa? Ok, forse non abbiamo preso l'uomo giusto. Vabbè, magari può diventarlo. Magari. Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo in Our Science Lab. Io devo proprio dirvi una cosa. Da quando abbiamo cominciato non abbiamo mai sporcato niente, è sempre stato impeccabile, pulito. Ragazzi, oggi le cose cambiano. Cambiano e come? Perché adesso facciamo un esperimento esplosivo. Comunque, bande alle ciance e ciance alle bande, adesso vi presento i miei ospiti speciali. La bellissima Noa. Ciao a tutti. E il quasi bello Matteo. Grazie mille, sono felicissimo di essere qua oggi. Perché ci sono io. Comunque, andiamo avanti. Io volevo farvi una piccola domanda. Sì. Qual è la vostra materia preferita a scuola? Se proprio devo sceglierne una, ginnastica. Bellissima, faticosa tra l'altro. A me piace tantissimo filosofia. Come mio nonno? Tu lo sai, mio nonno era un filosofo? Ah sì? No, lo so. Invece la mia materia preferita, ragazzi, è proprio la ricreazione. Comunque, io direi che siamo pronti per cominciare. Allora ragazzi, voi mi fate venire sempre voglia di farvi domande. Sì, ma voi sapete che cos'è un catalizzatore? Sì, 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 quello che hanno gli operai, la giacca fluo. Sì, proprio quella. No? Ci pensavo io, ti giuro. No, a tu? Non hai una risposta? Ah, quello è il catalifrangente. No, sì, il catalifrangente, bravo. Anzi, comunque, si è capito una cosa. Che ogni ospite che viene devo seguirlo io perché sono io lo scienziato. Se non ci fossi io, cosa faresti voi? Sì. Chi è? Ah ragazzi, non vi ho presentato Sicco. Sicco è il mio compare, ragazzi. Senza di lui io qua dentro non farei nulla. Sta salutando. Saluta. Ragazzi, dopo comunque se mi stendete al sole potete farmi la radiografia per quanto sono magro. Sia a me che a Sicco. È il mio compare. Comunque, io direi di cominciare. Allora ragazzi, come ben sapete, per fare un'esplosione o qualcosa ci vogliono dei materiali che adesso io andrò ad elencarvi. Ci serve una bottiglietta di plastica vuota, mi raccomando, se è piena svuotatela, importantissimo. Poi 120 ml di acqua ossigenata da 3 a 6 gradi di concentrazione. Non so che significa, però voi fate come dico. Poi un detersivo per piatti, bellissimo detersivo per piatti, colorante alimentare dal rosso, blu, giallo, verde, come volete. Lo scelgo io. Lo sceglie lui. Poi del lievito in polvere, acqua calda, 2 cucchiai, ricordatelo, 2 cucchiai. Poi un imbuto. Il colore io lo preferirei verde, però se l'avete arancione va bene uguale, eh? E poi una teglia o una padella. Ragazzi, io direi adesso di farli comparire questi... Allora, datemi le manine. Al mio tre, dobbiamo dire, sciabola bim. Ok. 1, 2, 3, sciabola bim. Boom! Sciabola bim ha funzionato. Ragazzi, Matteo... Il colore è quello che volevo io. Quello che voleva lui. Ho fatto saperlo. È magia. No. Io sono un mago, te l'ho detto. Comunque ragazzi, io direi siamo pronti per cominciare. Cominciare mi piace più. Ciao, a dopo. Allora ragazzi, il materiale della quale noi avevamo bisogno è tutto qua. Ah, sì, ma una domanda, quanto ci mettiamo più o meno? Questo è un po' impegnativo, io penso intorno a 40 minuti e poi è anche difficoltà media. Quindi adesso io vi suddivido i compiti perché tanto io le mani non me le sporco. Te lo volevo dire perché io proprio io so da dove partire. Allora, tu prendi questo baker. Questo. No, tu nel frattempo prendi questo baker più grande. Tu versa 120 ml di questa, tutto, okay, perché tutto, 120 ml tutto. Noa, tu prendi un cucchiaino di intanto lievito. Io parto che sennò qua. Ricordiamo, un cucchiaino di lievito, che tra l'altro è tutto. Tutto. Tu mettilo 120 ml. Millilitri. No, ci sei? Puoi anche lasciarlo lì. Adesso prendi la nostra prendi l'acqua calda, Noa. Penso sia finito. Sì, tutto, giusto, 120. Vediamo. Sì, 120, precisi. Metti adesso 3 gocce
di colorante, tu due cucchiaini di acqua calda, tu fai questo piano. Quante ne messe? Va bene così, va benissimo così. Puoi chiudere? Sì, sì, tranquillo. E adesso devo mettere il sapone. Uno. Sì, brava. Allora, ragazzi, non sono solamente io il genio. Quanto secondo te? Due. Cubi, quanto basta, ragazzi? Metti due spruzzetti. Mescola tu, nuova, mescola. Due spruzzetti. Tranquilli. Due. Va bene così. Direi che basta. Adesso prendiamo la nostra famosissima bottiglietta vuota. Ricordatelo, se non è vuota, svuotatela. Svuotatela se non è vuota. Sì. Vai, ci sono. Vado, Vai, piano piano. Agi, mescola un po'. Fai vedere la mescola. Questa è la mescolanza più bella del mondo, ragazzi. Ricordatelo, se non mescolate non siete nessuno. Mescola. Piano piano. Bravo, Noah. Vai tu. Mescola pure tu. Vai, Noah. Bravissimi. Ragazzi, allora, l'ultimo passaggio è chiudere la nostra bottiglietta, agitarla un bel po', e guardate... Ma che hai fatto ieri sera tu al bar? Io sono uscito prima. Io ho preso un caffettino, mi sono rilassato. Stavamo dicendo. Ragazzi, guardate come già sta aumentando la schiuma. Mi raccomando, ragazzi, agitate tantissimo, eh. Agita. Adesso... Magari funziona di più anche. Ragazzi, adesso appena noi andremo ad aprire... Si chiama, ricordiamolo, il dente di elefante. No, come si chiama? La dentiera. Il dentifricio di elefante. Ragazzi, noi adesso andiamo ad aprire. E questo è quello che è successo. Ragazzi, come avete visto, questo qui era il dentifricio di elefante. Ma gli elefanti si lavano i denti con... Sì, con questo qua. Ah. Ragazzi, ma che succede se lo premo tanto? Succede questo. Succede che praticamente tutto va. Ma fuori. Fuori. Questo si può toccare. Ragazzi, non si può mangiare però, ricordatelo. Comunque, l'esperimento è finito. Abbassa le mani. È finito. Buon fine per quello che si è visto. Vi ricordo di pubblicare tutti i vostri video con l'hashtag Our Science Lab. Da noi è tutto. Un saluto da Our Science Lab e Focus Junior. Ciao! Ciao! Mamma, non ti preoccupare. La mia famiglia si